Puntata speciale di Polifemo, siamo a Leporano per la giornata in memoria delle vittime del lavoro, del dovere e del volontariato. L'inaugurazione appunto di un monumento in memoria di questi eroi della vita, perché così vanno definiti, e anche la inaugurazione di questa piazzetta in memoria del fuciliere Luigi Delli Ponti. Una cerimonia religiosa, un corteo fino appunto ad arrivare qui in questa piazzetta per la inaugurazione del monumento. Troppe le vittime del lavoro e le vittime del dovere. È davvero agghiacciante che ogni anno dobbiamo ripercorrere mentalmente le tappe di certi decessi assurdi, con l'amarezza, con la disperazione che poco o nulla purtroppo cambia. Cosimo Semeraro, presidente del comitato 12 giugno, vittime del lavoro, del dovere e del volontariato. Una serie di manifestazioni, di eventi itineranti nella provincia per ricordare chi non c'è più, ma per far sì che questo sacrificio sia di monito perché altri accadimenti tragici non si verifichino più. Allora, questo è l'undicesimo monumento tutti uguali che fino adesso siamo riusciti a mettere. Allora sono Talsano, Martina, Messagne, Torchiarulo, Andria, Corato, Grottaglie, Carosino, Brindisi e Taranto. Taranto, vabbè. In poche parole, quest'anno sono tre monumenti da scoprire. Stamattina qui il 29 maggio. E il 12 giugno la mattina a Fragagnano e il pomeriggio a San Marsano. Quest'anno abbiamo una valenza maggiore, già mi sono arrivate le lettere del Presidente della Repubblica, del Ministro della Giustizia, è arrivata qui a Leporano la corona della Camera, a Fragagnano arriverà la corona del Senato, del Consiglio dei Ministri e più verrà l'ex Ministro Bellanova. Mentre a San Marsano il pomeriggio sarà scoperto il 13° monumento e ci sarà Don Luigi Ciotti e la corona del Senato, pertanto lo Stato intero. Quello però che il monumento è come figura, però quello che sto chiedendo allo Stato intero è un processo giusto e rapido in modo che le persone non muoiano due volte, la prima per i profitti e la seconda per la prescrizione. La signora Delli Ponti, vedova del fuciliere Luigi Delli Ponti, l'inaugurazione questa mattina della piazzetta intitolata alla memoria di suo marito, il ricordo sempre vivo di suo marito, la forza di andare avanti, abbiamo visto l'immagine bellissima di suo figlio. La vita va certamente avanti, ma certi esempi rimangono infissi per sempre nella mente di tutti. Sì, assolutamente. I ricordi rimangono impressi. Luigi non è morto perché non si muore se il ricordo rimane nel cuore. Io ogni giorno rivivo Luigi attraverso mio figlio e il mio lutto è di mamma, perché portare avanti una famiglia, portare avanti un figlio senza l'appoggio di un marito, senza l'aiuto in generale che può dare un marito, non è semplice, principalmente per un figlio, principalmente per il bambino che soffre tanto la mancanza di questo padre. Lui lo vive attraverso i nostri ricordi, ma non è semplice andare avanti, ma abbiamo forza, abbiamo coraggio e mi permetto di dire basta con queste morti, basta, chiediamo aiuto allo Stato, ai datori di lavoro, di essere sensibilizzati affinché non ci siano più tutte queste vittime del lavoro e del dovere. Grazie. Sindaco, il ricordo e la memoria, la comunità leporanese che lei regge ha voluto dare onore e testimonianza di questi eroi, perché la vita spesa per un ideale è da eroi. Certo, Luigi, io ritengo che sia
un dovere civico e morale di qualsiasi amministrazione ricordare i propri concittadini, soprattutto quelli che sono caduti per un ideale. Ed oggi intitoleremo la piazza adiacente a Via Luogovivo al nostro concittadino Luigi Delli Ponti, che è un fuciliere, è stato un fuciliere, un assaltatore della brigata del battaglione San Marco, e che è stato impegnato in tante missioni di pace internazionali, e quindi oggi noi vogliamo ricordarlo intitolandogli la piazza. Poi inaugureremo nello stesso tempo un monumento che è dedicato a tutte le vittime del mondo del lavoro, un monumento che vuole essere un segnale, un monito, un ricordo a tutte le istituzioni, ma soprattutto ai datori di lavoro, perché va privilegiata la cultura della sicurezza sul mondo del lavoro affinché non debbano più esserci vittime di infortuni mortali. Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, quando parliamo di vittime del dovere, vittime del lavoro, il pensiero ovviamente alla realtà di Taranto, tante vite immolate sull'altare di una produzione ingiusta, una produzione che ha creato morte. Sì, è proprio così. Si tratta di uno sviluppo economico dissennato, di uno sviluppo economico che mette in cima di tutto, soprattutto il profitto e l'interesse personale, e non il bene della collettività, il bene della persona. È proprio per questo che noi vogliamo mettere in piedi, porteremo qui a Taranto un'iniziativa nazionale grandissima, la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a fine ottobre. Da tutta Italia verranno per levare questo grido forte, in primo luogo la persona, la dignità, la vita sociale, e questo è il nostro compito. Ricordiamo le vittime del lavoro e del dovere, perché cose del genere non accadano più e si costruisca un futuro degno della persona umana e della vita. Terminata la celebrazione eucaristica, ci si avvia per l'inaugurazione del monumento. E siamo con la dottoressa Yolanda Lotta, assessore alla cultura e agli spettacoli del comune di Leporano, una manifestazione che lei ha voluto come momento di rispetto verso chi è stato un esempio per tutti, al punto tale da rimetterci la vita. Sì, noi come amministrazione comunale abbiamo voluto considerare questa opportunità di intitolare una piazza a un nostro concittadino leporanese, Luigi Delli Ponti, e in questa occasione anche lo svelamento di un monumento per le vittime del dovere, del volontariato e del lavoro con il comitato 12 giugno. Noi ci teniamo ai nostri concittadini, ci vogliamo personalmente, e per questo che oggi abbiamo voluto aggregare, diciamo, non solo le forze dell'ordine, ma anche tutti coloro che sono caduti sul lavoro. Questo non ci può fare che onore per Leporano, e noi ringraziamo fortemente tutti coloro, tutte le forze dell'ordine, i politici, i comuni, i sindaci che sono venuti qui per onorare la memoria. Onorarci la memoria di Delli Ponti, e non solo, per onorare Leporano. Grazie. È presente anche l'UNUCI di Taranto, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, con il suo presidente. Presidente, un momento di ricordo per chi ha speso la propria vita in nome del dovere. Certo, è doveroso ricordare queste persone, questi soldati, questi marinai, questi avieri, questi servitori dello Stato che sacrificano la propria vita nell'adempimento del dovere. Questa è una di quelle giornate, io sono lieto di essere presente e di essere stato invitato per l'occasione. Il dottor Giuseppe Fischetti, sindaco di Fragagnano, in questa sede in rappresentanza della provincia di Taranto, della quale è vice presidente. Un momento di preghiera in chiesa, il ricordo di chi ha speso la propria vita in nome di un ideale, il dovere.
Sì, siamo qui oggi tutti presenti, tutti compatti, uniti, i sindaci dei vari comuni della provincia di Taranto, la provincia di Taranto, i rappresentanti della regione, oltre alla presenza del Vescovo, insomma, che è sempre puntuale in queste circostanze. Abbiamo il dovere di commemorare oggi tutte quelle vittime del lavoro, del dovere e del volontariato anche, che ahimè ci hanno lasciato e sono tante, sono tantissime, sono troppe in provincia di Taranto, le motivazioni le conosciamo tutte, ma non vogliamo innescare oggi delle polemiche, delle discussioni che ci sarà modo di affrontare. Oggi ricordiamo tutti questi ragazzi. Siamo vicini alle loro famiglie, siamo vicini alle mogli, alle madri, ai figli di coloro che ci hanno lasciato appunto per svolgere il proprio lavoro, il proprio dovere. E il 12 giugno la commemorazione a Fragagnano. Il 12 giugno per Fragagnano è una data particolarissima, perché l'associazione si chiama 12 giugno e proprio in quella data nel 2003 ci fu la scomparsa di Pasquale Dettore, fragagnanese, lavoratore Ilva, che ci lasciò appunto in quella drammatica giornata del 2003, per cui anche noi commemoriamo attraverso questo monumento rappresentativo delle vittime del lavoro i ragazzi fragagnanesi e le vittime del lavoro fragagnanesi. Elena Galeone, assessore all'ambiente del comune di Leporano. Leporano ha voluto dare la sua testimonianza, un momento di ricordo, di riflessione, ma anche un monito, perché certi accadimenti in cui si perde la vita sul proprio posto di lavoro, certi accadimenti non abbiano più a ripetersi. Certo, una giornata veramente commovente, spero che sensibilizzi, appunto, come si diceva prima, i datori di lavoro affinché si presti più attenzione, più sicurezza al mondo del lavoro, perché questi ragazzi non devono più uscire di casa e non tornare più. Monsignor Pasquale Morelli, parroco di Maria Santissima Immacolata, una messa molto, una celebrazione molto toccante, ricordato chi ha perso la vita per il lavoro, vittime del dovere, persone che si sono spese nel mondo del volontariato. La morte non può cancellare quello che si è costruito sulla terra, il tutto ovviamente come dire, addolcito dalla speranza di una vita eterna. Sì, è un evento importante per la nostra comunità di Leporano e per tutta la provincia ionica, perché queste cosiddette morti bianche di fratelli nostri che a motivo del lavoro hanno perso la vita, ecco, non deve andare dimenticata, come ricordavo nell'omelia, dopo magari la emozione del momento, ecco, non cadano nel dimenticatoio. E quindi è un evento importante anche con la posa di questo monumento che diventa un monito, un riferimento a tutta la comunità, perché le persone che devono vivere la dignità del lavoro ovviamente non devono per esse perdere la vita. Certamente noi viviamo nella prospettiva della vita eterna e quindi crediamo questi nostri fratelli vivi in Dio e li sentiamo vicini a noi. Tuttavia chiediamo anche che il lavoro diventi sempre di più una realizzazione della persona e non luogo di morte, perché non si abbiano più a piangere vittime di questa sorta. Il comandante provinciale di Taranto dell'Arma dei Carabinieri, quanti carabinieri hanno perso la vita in nome del servizio, in nome del dovere? Un esempio per i giovani. Eh sì, veramente tante sono le vittime dall'anno di fondazione dell'Arma, il 1814, fino ai giorni nostri, tantissimi che sono deceduti nella lotta al brigantaggio per l'Unità d'Italia, nei periodi bellici e poi negli anni del terrorismo e poi fino ai giorni nostri nella lotta contro la criminalità organizzata. Mi fa sempre piacere partecipare a queste manifestazioni, a testimonianza appunto che l'Arma è sempre presente, e nello stesso tempo c'è un po' di rabbia nel dover continuare a presenziare a queste cerimonie, perché vuol dire che ancora non si è fatto abbastanza per rendere i luoghi di lavoro più sicuri possibile.
Mino Borracino, consigliere del Presidente della Regione Puglia per il Piano Taranto, un giorno dedicato al ricordo ma anche alla programmazione perché il lavoro sia sicuro e non sia paradossalmente incompatibile con la tutela e la salvaguardia della vita, dell'incolumità. Vigilanza, vigilanza e vigilanza, sempre e comunque tutte le istituzioni, perché non solo serve il lavoro, ma serve un lavoro oltre che stabile e sicuro, serve anche un lavoro certo e un lavoro che dia la possibilità a chi lo esercita di poter ritornare ai propri cari sempre nelle migliori condizioni. E quindi qui il lavoro delle istituzioni, della regione, dei comuni, ma anche dei vari organi dello Stato, delle forze di polizia, delle forze ispettive, che devono sempre controllare la piena applicazione delle leggi, perché la norma c'è, ma quelle norme bisogna poi farle applicare nel miglior modo possibile. Il tenente colonnello Bovenga del gruppo Taranto della Guardia di Finanza, le forze armate hanno voluto dare il proprio contributo con la propria presenza per onorare la memoria di chi è caduto nell'espletamento del proprio servizio. Assolutamente sì, era più che un dovere, ovviamente siamo vicini a tutti i fratelli e le sorelle in uniforme, ma anche a tutti i lavoratori che purtroppo ogni anno ancora cadono durante l'espletamento del servizio o del lavoro. È purtroppo un qualcosa che dobbiamo estirpare dalla nostra vita comune, però dobbiamo cercare di essere anche fieri di loro, perché ovviamente per noi, soprattutto per noi militari, chi è caduto in guerra o in battaglia o nel lavoro non può che essere onorato con tutta la nostra stima, con tutta la nostra presenza. Alessandra D'Alfonso, vice sindaco e assessore alla cultura di Pulsano, la comunità pulsanese con la sua presenza qui ha voluto dare la sua testimonianza. Sì, l'amministrazione comunale di Pulsano ringrazia il comune di Leporano, siamo felici di condividere questa occasione di incontro e di riflessione su un tema così importante e un abbraccio naturalmente a tutti i parenti e familiari delle vittime del lavoro, in particolar modo alla famiglia di Luigi Deli Ponti. E per la comunità, per il comune di Carosino, l'assessore Davide Roselli, il suo stato d'animo, l'emozione anche questa mattina. Sì, la comunità di Carosino ha voluto aderire a questo evento importante, storico per Leporano, ma per l'intera comunità ionica, perché già da qualche anno anche la nostra comunità di Carosino fa parte delle tante comunità che hanno un monumento dedicato alle vittime del lavoro. Purtroppo siamo stati quasi tutti toccati, chi più chi meno, da queste tragedie. Ci auguriamo che questi eventi servano anche e soprattutto a sensibilizzare il fatto che possano accadere sempre meno queste tragedie. Vincenzo Zagaria, vice sindaco di Leporano. Una manifestazione per il ricordo delle vittime, anche con giovani, con bambini, perché certe esperienze in cui si è messa a disposizione della collettività la propria vita perdendola sono delle esperienze formative che non potranno mai essere cancellate, neppure la morte potrà cancellarle. Sì, oggi è un giorno particolare perché inauguriamo un monumento qui nella piazzetta di Via Luogovivo per ricordare i lavoratori che sono deceduti sul loro posto di lavoro. E in particolar modo vorrei ricordare due nostri concittadini, uno è il fuciliere Luigi Deli Ponti, che è deceduto mentre faceva devoto il suo lavoro, dico. E poi Francesco Zaccaria, che è un altro deceduto nostro concittadino all'Ilva. Il vice questore aggiunto Giovanni Di Maggio, le forze armate piangono le loro vittime, ma è un ricordo che deve essere di monito, perché il crimine sia combattuto con ogni mezzo e in ogni modo.
Assolutamente sì, questa è una giornata importante, la Polizia di Stato ha partecipato con estremo piacere e partecipazione appunto a questa iniziativa. Come diceva, anche la Polizia di Stato piange le sue vittime cadute sul lavoro nell'adempimento del proprio dovere per mano spesso della criminalità. Una criminalità che noi tutti i giorni combattiamo e contrastiamo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione e con la collaborazione anche dei cittadini. E non dimentichiamo, assolvono un ruolo fondamentale in questa funzione che assolviamo quotidianamente. Grazie. In rappresentanza dell'aeronautica militare il tenente D'Amico, il suo pensiero, le sue emozioni questa mattina? È un momento molto particolare, un momento di ricordo, un momento di memoria. Io come rappresentante delle forze armate sono particolarmente vicino, anche perché oggi celebriamo questo momento particolare di questo collega, insieme a lui tutte le vittime del dovere. La memoria del capitano Emanuele Basile, Taranto non finirà mai di tributargli il proprio grazie. Ecco, mio zio ha incarnato un po' la tarantinità anche nella sua agire ed è un esempio di legalità più che mai attuale. Più passano gli anni, più abbiamo bisogno di esempi di questo tipo, insomma. Amedeo Zaccaria, referente provinciale della rete Iside Onlus. In questo momento, pensando a suo figlio ucciso da quell'industria assassina che si chiamava Ilva, beh, io penso che questa mattina in lei ci sia la compresenza della rabbia e della speranza. La rabbia perché la vita di un figlio non torna indietro, la speranza è perché comunque si combatta tutti uniti, perché sul posto di lavoro la vita non debba mai essere in gioco, a rischio. Certo, questo oggi qui a Leporano, Francesco era un concittadino di questa comunità, non posso che essere onorato di questa manifestazione e dell'amministrazione comunale che ha voluto partecipare a questo dolore, inaugurando l'ennesimo monumento ai caduti del lavoro, affinché questi lavoratori, queste persone non vengano dimenticate, affinché rimanga vivo il ricordo. Ma questi monumenti non vogliono essere motivo di rattristamento da parte delle persone, devono essere solamente qualcosa per ricordare che ognuno di noi ha i suoi diritti, in particolar modo sul lavoro bisogna volere con forza il diritto alla sicurezza. Io in questi giorni con la tragedia della funivia ho rivissuto un pochettino il dramma che ha investito la mia famiglia, perché grosso modo per motivi analoghi mio figlio ha perso la vita, solo che spesso e volentieri per quanto riguarda gli infortuni mortali sul lavoro le verità rimangono nei tribunali, nell'indifferenza di tutti e nell'insofferenza di tutti, per cui quando accadono queste tragedie sembra che tutti scendiamo dalle nuvole, ci rimaniamo perplessi, quando invece il denominatore comune è solo uno, il profitto. Giancarlo Girardi in rappresentanza, esponente di Libera, tante battaglie dell'associazione in decenni, ma purtroppo la realtà è che continuiamo a piangere i nostri morti e poco o nulla davvero cambia. Certo, non solo, ma i mass media hanno dato molto risalto a quella povera ragazza di 22 anni che è stata stritolata sul proprio posto di lavoro, perché è bella, perché è giovane. No, tutti i morti sono uguali e sono omicidi sul lavoro. L'associazione Libera dalla fine del 2007, dopo la tragedia della Thyssen Group, proprio con Don Luigi Ciotti, è venuto a Taranto per confortare, stare vicino, sollecitare la soluzione di un grande, grave problema sociale, quello delle morti sul lavoro,
lo ha fatto ininterrottamente per 4 anni e quindi è stato a disposizione con tutta l'associazione e lo è ancora. Verrà a San Marzano il 12 di giugno a una grande iniziativa sempre del Comitato 12 giugno a rappresentare l'Associazione Libera.